A Modigliana, Milano Marittima, Riccione, Cesenatico, Scandiano, Ferrara e Piacenza, una schiera di sommelier, chef e appassionati celebrano i grandi vini e i prodotti d'eccellenza dell'Emilia-Romagna in una girandola di degustazioni e assaggi. Presentato dall'Enoteca regionale al recente Vinitaly, si tratta di Tramonto di Vino, il roadshow enogastronomico che da 19 anni sposa vini regionali DOP e IGP alla cultura e al turismo. L'Emilia-Romagna è la regione che ha il più alto numero di prodotti DOP e IGP, 44 e 30 vini denominazione, è un grande patrimonio economico, sociale e culturale che vogliamo continuare a produrre, che vogliamo proteggere nel mondo e promuoverlo sempre di più. Il Tramonto di Vino, vino e cibo viene promosso insieme, ma anche il territorio, il paese, i borghi meravigliosi che offre la nostra regione. Il tema che contraddistingue questo 19° Tramonto di Vino è il tema dell'abbinamento del cibo e del vino della nostra regione, prodotti che sono nati insieme e che devono essere accompagnati insieme a contatto con la popolazione, il territorio e proprio il popolo, perché questi eventi sono eventi di piazza, quindi molto popolari. L'altro tema a cui ci teniamo in modo particolare, questa 19° edizione, è contraddistinta dal tema della sostenibilità. Sostenibilità che non è solo la sostenibilità ambientale, ma una sostenibilità economica e sociale, vuol dire un'equa ripartizione del reddito all'interno della filiera e il rispetto del lavoro, delle forme di lavoro, e credo che nella nostra regione fa parte del nostro DNA e quindi tutti e tre i pilastri della sostenibilità vengono rispettati. Attori dello show enogastronomico, un piccolo esercito di sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti, blogger e storyteller, pronti a raccontare al pubblico le perle del gusto, messe a disposizione dai consorzi e dalle cantine regionali. Sui banchi d'assaggio ci saranno 30 tipologie di vini a denominazione d'origine, per un ammontare complessivo di quasi 1000 diverse etichette, che i sommelier AIS racconteranno e abbineranno ad una generosa selezione dei 44 prodotti DOP e IGP regionali, curata e servita da studenti e docenti degli istituti alberghieri dei vari territori. Il banco d'assaggio per noi è un'opportunità proprio per spiegare quello che facciamo, per spiegare il nostro territorio, per spiegare quello che fanno coloro che il vino lo producono, quindi con coloro che lavorano direttamente sul terreno e in cantina per produrre quello che poi noi abbiamo sulle nostre meravigliose tavole. Fra tutti saranno quasi 1000 vini, tra Emilia Romagna, bianchi, rossi, spumanti, passiti, vini dolci, sono tantissimi vini che riguardano tutti i territori e tutte le espressioni del vino della nostra regione. La qualità è cresciuta in maniera esponenziale, i nostri vini che una volta erano un po' bistrattati adesso sono di una qualità estrema, poco conosciuti, perché questa è anche un'occasione per farli conoscere al di fuori del nostro territorio. Recentemente è nata una sinergia tra Tramonto di Vino ed il concorso mondiale di Bruxelles. È una collaborazione che abbiamo iniziato un paio d'anni fa, significa da un lato agevolare le aziende dell'Emilia-Romagna che non sono state premiate dalla guida delle eccellenze, e quindi i vini delle eccellenze hanno l'opportunità di entrare in gara per cercare di ottenere un premio internazionale al di là del premio, diciamo, regionale, e in più partecipiamo con delle campionature di vini internazionali che proponiamo ai consumatori finali che partecipano a Tramonto di Vino in una tappa con dei sommelier addetti che promuovono delle denominazioni internazionali.